siamo? E voilà! Ci siamo? Lui chi è? Vabbè, lui chi è? No, chi, come già? Chi è come me l'ha portato con te? Esatto. Sì, però insomma, siamo un po' di tre in questo studio. Siamo più di tre. Vladimiro Tellini. Clara Vercelli, ben ritrovati in Full Optional. Automobilisti in diretta. E voilà, sì. Eccoci nuovamente insieme, pronti per trascorrere con voi, che ci seguite anche con grandissimo affetto, un'ora. Esatto, un'ora. Un'ora per parlare di passione dell'auto. E che passione questa sera, una sì. Bella storia, un bel percorso di due giovani, poi c'è la nostra farfallina questa sera, è tornata a trovarci la nostra farfallina. Scusami, possiamo però, no, lo chiedo anche per il nostro pubblico maschile a casa. Allarghiamo. Insomma, una farfallina alla Belen la preferiamo molto di più che il farfallino di Paolo Oriente. Scusatemi. Allora salutiamoli, no? Nostri ospiti, abbiamo parlato della farfallina. Allora, Paolo Oriente, tutto bene? Tutto bene. Grande ciao, appassionato di auto e grande amico anche di Full Optional, perché insomma, come dire, a volte proprio collabora in maniera molto attiva. E con quale auto sei arrivato oggi nei nostri studi, Paolo? Sono con la BMW stasera. Ah, con la BMW. Ma l'hai adottata per un po' rimane con te, oppure sì, sei già intenzionato a liberarti di lei? No, veramente vorrei liberarmene, però per il momento, essendo un cabrio in inverno, è un po' più difficile, meno commerciale, quindi... Temo che la terrò ancora. Perdonami, con i posteggi come sei messo? L'ho messa qua fuori. Ah, attenzione perché ogni tanto, visto che basta davanti... No, ma davanti, dai, ma non si fa così! No, visto che basta davanti, sai che uno potrebbe sbagliare, prendere male le misure, poi la tocca e a un certo punto che cosa succede? Deve andare dal suo amico dottore, guarda che probabilmente... E lo conosceremo più avanti. No, ma sei così? Un giorno vi porterò anche in quella location sì, lì. Ma sei così? Sei da... Assolutamente. A una piccola riga, fammi controllare. Sì. Non potrei utilizzare la macchina con una riga. È un po' ma lo sai, di ormai, magia, ma ormai lo sappiamo. Ormai non potrei, no, perché a lui piace, no? Piace, poi, sì. Ma non potrei, esatto. Mi tortura ogni volta. Tu hai qualche post-it per caso in macchina appiccicato sul cruscotto? Che c'entrano adesso i post-it? Perché no. Mi sono raccolto un racconto dell'altro ospite che lo qui presentiamo, con noi, gran lo presentiamo, con noi. Paolo Mancini. Di buonasera Frangivento, a tutti. FV Frangivento, parleremo di questo brand e delle grandi cose che avete fatto nel giro di pochi anni, fermo a vedere delle vetture da sogno e poi anche tutto il percorso, la strada che avete fatto. Tu e Giorgio Pirolo, che esatto. È il tuo socio. Esatto. E poi come vi siete incontrati? Vogliamo sapere tante cose. Tante tu sei cose. Stato molto spesso ospite della nostra trasmissione. Assolutamente sì. Con i nostri colleghi, con Daniela Sollazzo, con Gabriele Rossetti, eccetera. Ma ci piace continuare a conoscervi sempre di più, a conoscerti sempre di più. Come automobilista. Anche a conoscerlo come automobilista. Come sei come automobilista? Entriamo subito così. Sì, subito. Come sei come automobilista? A piedi uniti. Esatto. Sono. Ai, abbiamo già capito. Pericoloso. Sono pericoloso. Capito. Sì. No, dobbiamo dire grazie pericoloso? Ai Velox che ci. Sì, a me piace la velocità. Molto tu. Ah, sì. Sì. Sono un grande sostenitore dei Velox. No, mi piace. sì, mantengo. E, no, mi piace correre, ovviamente dove si può, in totale sicurezza. Ok, in bravo. Città no. In totale sicurezza, anche perché non le nostre in buche città. Non aiutano. Ah no, so, certo. No, non siamo scusami, ma facendo un viaggio sì. Con te si può anche bere e mangiare durante il lungo viaggio? Si può fare oppure tu sei uno di quelli che vabbè, un po' come Paolo Oriente? Lui anche dei bimbi. Allora quindi, io ho insomma, la macchina per la famiglia ecco. E lì possiamo andare dove ci vuoi. Può fare di tutto. Poi qui fuori ho la mia Abarth, la mia 595. Che E che lì, se vieni con me, non devi avere liquidi sicuramente in mano. Ok. No. Vedi, perché poi cambiano i nostri ospiti nel raccontare le loro sono auto. Modulari. Esatto, sì. Ognuno... Non devi avere liquidi. Sono modulari. Allora, raccontava, perché hai parlato dei post-it. È vero. Sì. È vero.
Io conosco Paolo da moltissimo tempo. Ma lui attacca Post-it? Non lo so. No, l'attacchi per caso Post-it? No, io no. Però avevo una vicina di casa. Avevi una vicina di casa? Sì, che aveva questa smart gialla. Ah! E cosa gialla proprio pulcino. E cosa fai? Gialla pulcino, proprio tutti. Perché non te la ricordi. Ah, ma sei te la vicina di casa? Sì. Scusa, stavo parlando di una vicina di casa. Insomma, e aveva tutti questi posti dentro con gli appuntamenti del giorno dopo. Parrucchiera alle 9, quindi se... Sì, sì, sapevi benissimo cosa doveva fare Clara il giorno dopo. Ah, Clara? Sì. Ho capito. Sì. E tu cosa facevi? Per caso passavi e sbirciavi in macchina? Io continuo a utilizzare i post-it. Poi a distanza io, appunto, lo conoscevo, ecco. L'ho conosciuto perché abitavamo proprio nello stesso... Sì. Tu abitavi sopra di me. Io sì, il terzo piano. Esatto. E poi a distanza di tempo ci siamo incontrati in occasione di una presentazione. Umberto Palermo, peraltro, sì. Poco prima di un'edizione del Salone dell'Auto Parco Valentino, e mi ha confessato: sai Clara, io mi ricordo sempre della tua Smart, ma soprattutto dei tuoi post-it, e regolarmente quando la macchina era parcheggiata e la vedevo andavo a leggere. Sì. Ma pensavi quanto è disordinata divertente. Questa donna per caso? Quanto è organizzata. Quanto è organizzata. Sì, quanto è organizzata. Adesso dice così, avrò pensato questa è matta, quanto è strana. Sì, anche quanto però, è matta. Però mi piace solo sapere insomma. Va bene, allora, ecco. Abbiamo giocato tu posti anche niente. Un pochino. No, zero. Io nulla, tutto qui. Nulla in macchina. Proprio nulla. Nulla. No, zero. Ma io comunque non ciondoli, no, pupazzi, non zero. Niente. Ma non ci sono comunque delle indicazioni particolari. Ma in quella familiare sì. No, che neanche. Sia neanche in quella familiare. No, a nulla. No, è proprio... Beh, sono della Vergine, sono un metodico, sono per carità. Precisino. Una roba che anche via... tu. Siete tutte e due la Vergine. Io sei. Datevi la mano. Prossimo anno facciamo la festa insieme. Vi invitiamo prossimo anno nel però nostro però non veniamo a fare un giro in macchina con voi, perché sennò ci sentiremo con tutti i tiratini, no? No, a parte gli scherzi, ragazzi. Entriamo, caro Paolo. Vai. Facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro. Innanzitutto, come nasce la tua passione nei confronti del mondo dell'automobile? Beh, il nostro è un mestiere di famiglia. Ecco. Perché, insomma... Mio padre ha sempre solo lavorato con prototipi, modelli di stile, vetture marcianti e devo dire che per me Giorgio lui è il nostro mentore, insomma è la nostra linea guida. Per te Giorgio Pirolo che appunto come dicevamo prima è il socio, il tuo socio. Il mio socio in frangimento. Chiaramente noi arrivando da una storia classica famiglia torinese che nasce e cresce col mestiere delle auto. Mio padre ha lavorato per grandissime carrozzerie, una su tutte Ghia, quando c'era ancora Ghia. Abbiamo visto adesso Giorgio Pirolo, intanto esatto. Vediamo scorrere delle immagini che vi riguardano, ma poi le rivedremo e commenteremo anche quello che stiamo vedendo. Vai pure avanti. Esattamente, e dicevo, mio padre ha questo mestiere di famiglia che ha tramandato ai figli, quindi a me e mio fratello, e poi sai che c'è sempre la pecora nera in tutte le famiglie e quella sono... Io, nel senso che di fatto. Famiglia di lavoratori ma dipendenti, mio padre insomma è arrivato a ricoprire anche dei ruoli importanti in grosse carrozzerie torinesi e io invece nasco nel mio DNA. C'è spirito libero. Esattamente, bravo, non imprenditore, non imprenditore, persona che vuole essere libera di decidere. Su beh, cosa però fare un po' imprenditore, oggi. Sicuramente. Imprenditore, assolutamente, sì, sì, sì. Però nasce non, diciamo così, per chissà quale motivo particolare, se non proprio la volontà di essere libero, perché sono una persona che ama la libertà e lo dimostra il fatto che non ho questa etichetta dell'imprenditore tradizionale con la giacca, la cravatta, i gemelli sui polsini. Mi piace essere quello che sono. Certo. Nella mia totale libertà. Quindi nel DNA te stesso, esatto. Insomma, hai esatto. L'auto sì, perché c'è l'hai tanto... proprio ereditata, quindi è comunque anche una passione che ti piace. Esatto. Come hai conosciuto il tuo socio? E il mio socio l'ho conosciuto a un salone dell'auto, è stato Chicchi Stola, Alfredo Stola a presentarci insieme a Maria Paola Stola e da lì è nata un'amicizia. Cioè vi siete poi annusati sì, un po'? Annusati, ci siamo presi un po' le misure, mm-hmm. Abbiamo litigato, ci siamo confrontati e poi lui è sparito per diverso tempo perché da
insomma, qualificato designer qual è stato chiamato in Cina ed è stato quasi un anno in Cina per sviluppare lo stile di una nuova vettura automobilistica. Che è nata. Che è nata, sì, che è quella là che vediamo qua in questa immagine. Che è andata in produzione. Esatto. E, però i social sono, per me sono disastrosi sotto un certo aspetto, ma sono dall'altra parte un momento di incontro. Noi ci siamo tenuti insomma in contatto lungo questo anno attraverso Messenger piuttosto che... Mentre lui era in Cina. Esatto. E lui aveva questo sogno nel cassetto, anzi aveva questo disegno nel cassetto da 15 anni. Il disegno si riferisce a, ad Aspanè. Ad Aspanè. Ad Aspanè. Okay. Adesso ci racconti anche perché questo, questo nome, eccoti qua intanto. Sì. Quindi lui torna dalla Cina, vi ritrovate. Ci ritroviamo. Lui tira fuori dal cassetto. Lui si presenta da me con un portatile, con l'immagine distorta di questo modello. Distorta perché non era in 16 noni e quindi proiettando l'immagine... Al che per educazione io, mio padre e mio fratello ci guardiamo e gli diciamo carina. In realtà non si era accorto guardando i PC che l'immagine proiettata era tutta distorta e quindi la macchina era inguardabile. Oh madonna, sono sul 16 noni, non sono su 16 noni, piazza il 16 noni, la proiezione arriva a video perfetta e la macchina è come... Rimanete incantati. È come un quadro di Dorian Gray... Non invecchia mai. Bello. E 15 anni dopo era ancora attuale. Così ci guardiamo e decidiamo di partire per questa avventura e in due mesi andiamo al Salone di Torino nel 2016. Però avete bussato a molte porte perché è vero? Prima di arrivare a, a presentarla. Sì. L'avete realizzata non da soli, ma avete messo insieme, cioè sì, avete creato una rete. Abbiamo proprio creato un network di aziende. Che non è una cosa da poco, assolutamente. Io trovo che sia sempre una... E gente che ha creduto in noi, nel progetto, e tuttora ci segue. E sostanzialmente abbiamo sviluppato in due mesi questa vettura. Le porte chiuse hanno dato il nome ad Aspanen. Perché Aspanè. In piemontese, esatto. Cioè, Aspanè non si può fare, non si fa. Hai voglia, Franco, Alessandro, avete voglia di mandarci ancora delle immagini? Così intanto la incontreremo, certo. Aspanè, la rivedremo e poi lì non si è fermato il vostro percorso, l'avete presentata appunto a Parco Valentino nel 2016. Siete subito andati dopo avanti. Siamo andati questa al, è lei qua siamo proprio nel prima del Salone di Torino del 2016, quindi le fasi di sviluppo della vettura, modello perché di stile. Pazzesco. Eh beh, certo, dietro. Sì. Dietro non ci sono collane, giuro. Un lavoro pazzesco dietro una concept. Assolutamente, questo assolutamente. Tipo. Chiaramente lì eravamo ancora in una fase di modello di stile, quindi non una vettura marciante, cosa che invece vedremo nella primavera del 2019, quindi tra pochi quindi mesi. Quindi Aspanè diventerà marciante. Sì. E infatti non la chiamiamo neanche più sogno, perché in realtà noi ce l'abbiamo già sotto gli occhi. Quanto tempo ci avete messo? A fare questa qui, siamo partiti... Era l'aprile del 2016, sì, questa è un'avventura pazzesca. Aspetta, apro la parete, raccontacela perché... Esatto, questa è da raccontare. Raccontaci che cosa avete fatto. E allora, quando uno sceglie un socio, o comunque si trova e decide di fare una società, decide di farla con un matto o con una persona sana di mente. Il problema è che io ho scelto un matto, ma partiamo già da una base buona, che è la mia. E lui ha scelto, anche lui. E quindi, sì, siete, qua come è, dire, ritrovati? Qua è una cosa pazzesca, è un'avventura decisa in 15 giorni. Ci siamo messi in contatto con la Tofana, quindi sopra Cortina d'Ampezzo. Sì. Siamo andati a fare il contratto e gli abbiamo detto ce la dovete portare lassù per il periodo natalizio. E qui siamo sempre nel 2016, dicembre. A cavallo delle vacanze, insomma, di fine anno, della settimana bianca, dove Cortina chiaramente esprime al massimo. In quel momento è un grande polo di attrazione. L'ecosostenibilità ci ha spinto a salire lassù per fare la prova della Galleria del Vento. Ah, ecco. Sì, ma utilizzando la natura, il vento naturale dell'alta quota, insomma, siamo non quello prodotto, esatto, per la... Sì. Mentre Pininfarina e tutti gli altri vanno in Galleria del Vento, noi abbiamo deciso di portarlo in alta quota.
qua a Bologna, Motor Show 2016, quindi siamo sempre nel mese di dicembre, con la versione Hypersport Italia, che è la versione un po' più grintosa della Sfanè. Ma Paolo, una vettura marciante poi vuol dire produrla? Sì. Ci saranno dei potenziali acquirenti, persone interessate? Come... Noi abbiamo fatto un'attività molto coraggiosa, perché abbiamo fatto un modello di stile per far conoscere la vettura, il design, diciamo così, della vettura, e far conoscere il brand. Un brand nuovo automobilistico oggi è pazzesco. Certo. E, nessuno ci crede. Ti vedono sempre tutti come dei sognatori, dei giovani sognatori, tanto dureranno 2 anni, 3 anni, poi li vedrai sparire. In realtà noi non abbiamo fatto un'auto, perché non avevamo i soldi per fare l'auto. Abbiamo lavorato per posizionare un brand, uh-huh, e ci siamo fatti notare in tutto il mondo, perché siamo andati al top mark. Quindi anche... il posizionamento? Sì, 2 anni, obiettivo. Praticamente quasi 3 anni, ad aprile fa 3 anni, solo per posizionare il brand. Cosa che non fa nessuno, perché tutti partono con il voler fare l'auto e venderla. Noi, grazie a Dio, Giorgio da designer, io da costruttore di auto... Avete continuato a mantenere... A mantenere il nostro mestiere. Non avete mollato i piedi per terra. Perfetto. E abbiamo detto, dobbiamo farci prima conoscere. Perché fare un'auto e dire chi sei, Frangivento, ma chi sei? Invece abbiamo raccontato una storia. Abbiamo fatto capire, certo, da dove arriviamo, cosa facciamo, cosa siamo in grado di fare. E oggi invece usciamo col prodotto che in realtà è la dimostrazione di tutto quello che abbiamo detto dall'aprile 2016 ad oggi. In questi anni quali sono? Che sono pochi, non sono tantissimi. Esatto, sono pochi, ecco. Però voglio dire, avete fatto veramente tanto, tenendo presente che per 15 anni è rimasta nel cassetto di Giorgio Pirolo. Esatto, disegno, questo, sì. Esatto, questo disegno. Questo, guardate solo, questo è un acquario progetto, tropicale, è vero, sì, presentato a Top Mark di Monte Carlo nel 2017. Abbiamo vinto il premio, e dietro i sedili, l'acquario è dietro i sedili, la parete posteriore, al posto della parete, ecco, posteriore, il retro, certo, schienale, c'è un acquario, c'è tropicale. Un acquario. E lì siamo a Monte Carlo, al Top Mark, salone del lusso, e è stato un successo, abbiamo vinto il premio come auto più bella del salone. Quindi ecco, grande soddisfazione. Poi invece di nuovo Torino 2017, la Gold Edition. Ma era un qualcosa che vi aspettavate? Infatti. Come successo? Sì. Esatto. Se posso farvi una confidenza, il primo anno, 2016, sì, c'era la conferenza stampa a Porta Susa. Sì, certo. La conferenza stampa di presentazione del salone, dell'edizione di Parco Valentino. Eravamo lì per entrare in sala conferenza e Giorgio si gira verso di me, ci guardiamo negli occhi e mi dice: Paolo, ma la stiamo facendo fuori dal vasino? Che bello. E io gli ho detto: ormai siamo qua, facciamola fuori dal vasino, entriamo. E siamo entrati e da lì è partita l'avventura. Quindi la risposta, bellissimo, è no. Cioè, noi siamo partiti perché siamo consapevoli che sappiamo fare le auto, perché attualmente produciamo auto per grossi carrozzieri rinomati che non si possono dire. Certo, ma per questione di riservatezza ed è corretto. Esatto, noi domani consegniamo un'auto marciante, finita, un carrozziere fantastico con 100 anni di storia alle spalle, ma la facciamo noi a casa nostra. Quindi questo è un motivo di orgoglio pazzesco. Frangivento è voler tirar fuori la testa da sotto la sabbia e dire: non lavoro più come terzista, ma sono io che faccio le auto e voglio apparire io, cioè noi, ecco. Ma la parte bella è proprio quella, sappiamo fare, insomma, siamo qui, non è che ci siamo messi in gioco per... Esatto, esatto. In questi anni qual è stato il momento, ce ne sarà stato più di uno, ma quello che tu ritieni più emozionante rispetto al percorso che avete fatto e a quello che avete presentato, perché poi parleremo anche di Charlotte, parleremo del piano... che avete presentato, il vostro piano industriale, che avete presentato peraltro a settembre, ha seguito la presentazione il collega Gabriele Rossetti, vedremo poi insieme anche le immagini. C'è stato un momento che tu ricordi con particolare emozione? Guarda, io arrivo dall'officina, nel senso che ho un'estrazione da tecnico, ma vivo quotidianamente in officina e a volte mi fico anche sotto le macchine col telefonino in mano mentre parlo di altro, perché il mio ruolo in azienda è un altro.
dico purtroppo, perché mi piacerebbe vivere di più in officina. Cioè sporcarti più le mani, come esatto. dire. E quindi ti dico, è stato tutto emozionante, perché siamo stati a Monte Carlo, siamo stati su in montagna, siamo andati su con l'elicottero, il gatto delle nevi. Però per me che faccio auto è questo il momento più emozionante, vedere la creatura che nasce, cresce e non vedo l'ora di metterla in moto. Che bello. Quindi quando diventerà sì, marciante sì. sarà... È tipo un figlio? È un figlio, sì, per noi è un figlio, noi lo viviamo come un figlio. Io e Giorgio e anche Carlo Pirolo, perché devo dire che non lo nominiamo mai, ma il fratello di Giorgio ci supporta in tutto. È la classica figura che non si vede ma c'è e la sua presenza è anche forte. E ci sentiamo anche 4, 5, 6 volte al giorno, ma per qualsiasi cosa, proprio come si fa con un figlio, no? Certo. Quando non lo vedi proprio in quadro, inizi a pensare, ma cosa hai, stai bene, cosa ti senti? E per noi questo è il nostro figlio, la nostra ecco, questo successo vi ha un po' cambiati oppure siete i ragazzi dell'inizio? No, non ci ha cambiati, no. Assolutamente, perché ripeto, noi poi sì, essere qui oggi è bellissimo, Monte Carlo è stupendo, abbiamo fatto anche delle cene di gala a Monte Carlo con Naomi Campbell piuttosto che l'ambasciatore, però noi vogliamo vedere la nostra bambina camminare. Cioè poi quello alla fine, il sogno vero, il sogno poi. È quello, quindi perché forse... Guarda che mi piace sentirti la nostra bambina. Insomma, sì, oggetto, la nostra creatura, no? Sì. Averla. Ma Paolo Moriente, ma hai mai pensato di avventurarti invece in un campo come questo? Innanzitutto, vabbè, per me è un'emozione stare vicino a lui, perché non parliamo di macchine, ma davvero di oggetti da sogno che... Cioè, inimmaginabili, cioè pensare che ci sono delle persone giovani, degli imprenditori, nella fattispecie torinesi, che tengono così alto il nome delle vetture sportive, è una cosa fantastica. Ovvio che sarebbe un sogno, cioè non... Poi ho sentito che lui con i social per un anno ha tenuto un contatto, adesso io e lui siamo amici su Facebook. Mi candido, ogni giorno ti mando un messaggino, adesso sappilo. Ciao Paolo, come cosa stai? Cosa può nascere, cosa? Noi adesso abbiamo creato questo lounge office, insomma, dove chi vuole può venire a prendere un caffè, parlare di auto. E poi a un certo punto io dovrò anche lavorare, quindi non possiamo stare tutto il giorno a parlare di auto, però abbiamo creato questo ambiente molto... Dove? A Moncalieri, in Corso Savona. Siamo in provincia di Torino, lo diciamo a tutto il pubblico che ci segue in tutta Italia, perché Full Optional va in onda in diverse regioni, quindi... E siamo lì, abbiamo questo showroom particolarissimo. È bellissimo sentire il profumo degli uffici, l'ambiente soffuso, e poi sentire queste martellate sull'alluminio, arrivare da lontano. Da lontano è il locale adiacente dove abbiamo le officine. Dove e vengono a trovarvi a chiacchierare. Sì, sì. Ma devo dire che noi fino a un anno fa eravamo a Gugliasco, l'ambiente era molto più da, concedetemi il termine, boita, molto più proprio operativo, meno di rappresentanza. Adesso unito entrambe le cose. Esattamente, via. Quindi adesso è diventato proprio ci sono proprio persone che mi chiamano, sei in ufficio, sì, passano il caffè. Chi è? Dai fornitori, agli amici, ai conoscenti, agli addetti ai lavori, agli appassionati. Sì, sì. Devo dire che è un posto fantastico, tra l'altro vi invito. Molto volentieri verremo a trovarti. Un altro dei nostri appuntamenti da mettere in agenda. Non è nemmeno lontanissimo, quindi... Sono i posti. Sì, ma volano adesso, perché non fanno più le macchine come una volta. Si staccano. Adesso bisogna capire se sono i posti oppure sono le macchine che sono cambiate. È una vettura comoda? È una vettura estrema. Estrema. Estrema, quindi dovessi dirti che è comoda, ti direi una bugia, ma... Mi piace che tu dica effettivamente No, è comoda come quindi... le supercar, come le hypercar. Ok, perfetto. Quindi, sì, però dentro è stata concepita come un loft come un abitacolo. Quindi, insomma, la volontà è quella di rappresentare il loft di casa piuttosto che l'abitacolo della macchina, perché passiamo tanto tempo in auto. Quindi l'idea di Pirolo è stata proprio quella di dire non disegniamo un'auto classica, facciamo qualcosa di accogliente, che ci faccia star bene nell'ambiente, insomma, che ci trasporta. Invece la vettura che lui ha realizzato per il mercato cinese sì. è una vettura elettrica. È una city car. Una city car, sì. Uh-huh. Ed è stata tra l'altro premiata come la vettura più venduta in tutta la Cina. City car, parliamo di una piccolina. Si è ispirato al pesciolino Nemo. Sì. Infatti sembra un po' prima. Nel frontale.
E lui è un grande, lui è, ma no, perché è il mio socio. Ed è ancora in produzione, questa è una vettura che è ancora attualmente in produzione in tutta la Cina. Assolutamente sì, eccola lì, è lui con la sua creatura. Senti, prima dicevi, raccontavi, poi andiamo in pausa e poi nella seconda parte avremo modo anche di conoscere poi la storia di Charlotte anche, esattamente. Poi parleremo del vostro piano industriale e quindi dei progetti futuri, ma futuri, futuro tra l'altro abbastanza, abbastanza domani se vogliamo. Sì. Prima ci hai raccontato che vi siete annusati, vi siete parlati, vi siete conosciuti, misurati, avete anche tanto litigato. Ma per esempio su dove non vi siete incontrati a volte? Rispetto al progetto, Allora, noi sul progetto in sé non abbiamo mai litigato, perché lui fa il designer e io il costruttore, quindi non entro io nella parte di stile e lui dei ruoli, assolutamente. Per ruolo. Però durante degli incontri, delle riunioni, c'è magari anche la persona come il sottoscritto che ha un temperamento un po' più forte rispetto a Giorgio, che è una persona fortissima ma è tutto nascosto dentro se stesso, quindi magari lui esterna meno e poi esplode magari il giorno che deve esplodere, e quindi magari c'è un confronto più acceso ma sano e costruttivo, sempre costruttivo. E devo dire che la nostra è veramente un'amicizia, noi diciamo sempre il nostro fatturato noi l'abbiamo già fatto, è la nostra amicizia. Questa è una bella cosa, anche noi possiamo dire la stessa cosa. Possiamo dire che non abbiamo creato a Spanè. Però tante trasmissioni televisive che ci accompagnano nell'anno ci sono state. I nostri bambini sono stati. Ci sono stati, esatto, la gente se ne ricorda ancora. Le nostre trasmissioni. Esatto, quella. Va bene, veramente ci piaceva anche entrare nella storia un po' così, un po' se vuoi personale, non vogliamo essere invadenti, ci mancherebbe, ma dietro comunque un progetto ci sono dei rapporti fra le persone, esatto. E quindi non sempre sono sterili, no? Molto freddi, ma appunto è nata un'amicizia, è nata una collaborazione. Che ripeto, noi siamo una squadra, siamo in cinque poi alla fine, perché c'è Salvatore Mancini, Andrea Mancini, che sono parte della mia famiglia, mio padre e mio fratello chiaramente, e poi dall'altra parte c'è l'altra famiglia che è quella Pirolo, perché sono Giorgio e Carlo Pirolo, e quindi si sono proprio unite due famiglie, noi anche con le rispettive famiglie siamo molto si è creata l'obiettivo qual è? L'obiettivo. Possiamo anticipare un pochino la pausa pubblicitaria? Allora andiamo in pausa, diciamo così, e poi scopriamo un pochettino cosa si vuole fare da grandi. E poi ci piacerebbe sapere che cosa ne pensa di Asfanè, che hai visto, Paolo? Fantastico. Tieni lì, ci vediamo fra poco. Tra poco rimanete con noi. Torniamo insieme in Automobilisti in diretta, il nostro full optional. Automobilisti in diretta, abbiamo un bellissimo ritorno in studio e siamo sempre in compagnia di Paolo Oriente. La farfallina del nostro studio. La nostra farfallina. Perché farfallina? Perché lui salta da una vettura all'altra con una facilità pazzesca. Però oggi non stiamo parlando di vetture, quindi stiamo parlando di ipercar da sogno. Quindi no, certo, ma tu salti da... ecco, adesso perché... con il mio nuovo amico. Sei diventato molto molto amico. Guarda, sappi che lui secondo me tutti i giorni, altro che un messaggio al giorno. Mi blocca subito. E siamo sempre in compagnia di Paolo Mancini del brand FV Frangivento. Abbiamo parlato di della sua passione, come è nata, quando è nata, dell'incontro con il suo socio Giorgio Pirolo, della nascita di Asfanè, e adesso parleremo anche di Charlotte. Di Charlotte. Abbiamo anche delle immagini, vero ragazzi, in regia. Perché Charlotte innanzitutto? Charlotte perché abbiamo presentato la vettura a Monte Carlo, quindi è dedicata alla moglie del principe Alberto. Ok. Charlene, però insomma, Charlotte, l'equitazione, lei è un amante dell'equitazione, quindi insomma Pirolo si è ispirato a lei. Che bella. È questa. Che stiamo che vedendo bella. In questo Charlotte momento. È questa. Quali sono le caratteristiche? Qual è la differenza fra lei e Asfanè? Beh, intanto Charlotte, come potete vedere da questa foto, è una roadster, quindi ha il terzo targa. Sì. E non una coupé,
La Sfanè è completamente chiusa, anche se con tetto panoramico, ma comunque chiusa. E poi su Charlotte abbiamo sviluppato tutto l'interno, che sulla Sfanè, se ti ricordi, al Salone di Torino era tutto oscurato dal vetro nero, perché dovevamo ancora sviluppare tutto l'interno. E l'interno è questo inedito loft. Anche qui siamo l'anno scorso, sì, qua è pazzesco anche questo, siamo sempre sopra Cortina d'Ampezzo, su un'altra cima, Cristallo, Monte Cristallo, e qui l'auto è stata vista in quota da personaggi tipo Fiorello, insomma, e tanti altri che erano lì per farsi la settimana bianca e hanno potuto, insomma, in qualche modo ammirare da vicino il nostro gioiello, perché dentro oltretutto è... qui noi poi facciamo anche queste cose. Giorgio ama i bambini, ha disegnato lui su quelle vetrate lì nelle scuole le automobili. Ah, guarda, sì. Che bello! Sì, facciamo. Sì, infatti, ma è per quello che dicevo prima: il sogno in realtà per noi è tutto un sogno, ma è un sogno anche stare con i bambini, fare tante altre cose, molto meno da movida, se vogliamo, no? Però il sogno più grosso rimane su tutti quello di vederla proprio circolare su strada. Anche lei sì, fa lei parte del vostro piano, anche lei del vostro piano industriale che avete presentato, sì, da poco, sì, il 20 settembre abbiamo presentato da noi in Factory e abbiamo presentato il piano industriale che prevede la prima vettura immatricolata, perché quello che andiamo a presentare nella primavera del 2019 sarà un prototipo marciante, ma la vettura immatricolata FV Frangivento sarà presentata nel 2021. Noi stiamo facendo tutto un lavoro di sviluppo pazzesco, con tutte le prove omologative. È ambizioso il vostro progetto, perché dal 2021 al 2027 verranno realizzati 6 modelli. Esatto. Elettrici e ibridi, ciascuno con 3 allestimenti. E non vi fermate al 27, ma... dal 2028 saranno prodotte 427 auto all'anno. Esattamente. Di cui 300 supercar, e andiamo veramente, cioè, ragazzi, avete fatto un piano veramente molto ambizioso, impegnativo. Assolutamente, che chiaramente non è supportato solo dalla forza di Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, ma grazie a questi quasi tre anni di posizionamento brand, ad oggi siamo, grazie a Dio, circondati di gente che crede nel nostro progetto, investitori. Bello. Perché siamo riusciti a mettere insieme una bella cordata di investitori che ci hanno permesso di presentare questo piano industriale. Quindi noi siamo nel pieno dello sviluppo di un ex sogno che è diventato realtà, possiamo proprio dirlo e affermarlo oggi. Paolo, ma se voi non aveste avuto la fortuna di trovare appunto un gruppo di questa rete che vi supporta, sareste riusciti a... No, oggi fare un'auto, perché sviluppare è un'auto... È pazzesco, sviluppare un'auto considerando tutti i costi di omologazione, di sviluppo, i prototipi che bisogna fare per le prove distruttive e poi quelle non distruttive, è un investimento altissimo. Parliamo di circa 30 milioni di euro. Come siete visti da, come dire, non voi, Frangivento? Sì. Questa è la nostra nuova sede. Eccola qua, sì. Insomma... E questo è l'ingresso, e questa è una foto che c'è nell'ingresso, è una gigantografia. Questo poi è un altro modello che uscirà più avanti, il nostro SUV, la nostra idea di SUV. E qui è proprio il giorno della presentazione, insomma. Nell'ambiente, sì. Frangivento e altri, come vengono visti? Cioè, questo allora, movimento giovane che avanza. Ma è difficile, sai, darti una risposta, perché c'è chi ci crede e ci supporta, sì, e c'è invece chi ci vede come dei sognatori e quindi ci lascia parlare per educazione, per rispetto, ma non crede neanche a una parola di tutto ciò che diciamo. Però i sognatori che hanno realizzato, insomma, ci sono, sì, stati degli step che sono andati a buon fine. Sì, se noi andiamo al salone notiamo quanti giovani ci hanno provato, sì, e quanti ci sono riusciti. E su 10 ci riesce uno, ma con tanta fatica, e ci vanno tanti anni. Allora, nell'attesa di questi anni che passano, tanti credono che sia già finito il sogno, invece bisogna lavorare in silenzio, testa bassa, certo,
e poi un giorno uscire e dire io ce l'ho fatta, anche se non ci credevi, eccomi qua. Ecco, te lo stavo chiedendo prima, il sogno nel cassetto, insomma, quel da grande che cosa vorresti fare? Ecco. Allora, noi da grande vogliamo fare i costruttori di auto, non tuning, non hard tuning, ma costruttori di auto, cioè uscire con i libretti di immatricolazione marchiati FV-Frangivento Italia. Ed è quello che accadrà nel 2021. Ecco, è bello sentir dire... Perché l'hard tuning o il, come lo chiamiamo noi in gergo, ricarrozzamento delle vetture è un mestiere, nulla c'è di facile, ma molto più semplice. Certo. Diventare brand automobilistico, quindi diventare il Pagani, Ferrari, insomma noi, io e Giorgio ci guardiamo a volte dei film di Ferrari, quelli che hanno rifatto, insomma riprodotto, e c'è una scena dove Ferrari dice a un suo collega vedi la fabbrica e non c'era niente, e il collega diceva non c'è niente, ma guarda bene, guarda che c'è la fabbrica, credici, guarda, se la guardi, guardi bene, c'è, cioè bisogna sempre credere in ciò che non c'è tutti i giorni, andare avanti. Di ciò che non si vede ancora. Esatto. Ma ed è stata la nostra forza. Comunque arriverà. È stata la nostra forza, crederci tutti i giorni anche davanti alla, al nulla, certo, se vogliamo, no? O al baratro, mettiamola come vogliamo. Senti, in famiglia, perché poi voglio dire, uno, a parte papà, fratello, quindi chi sicuramente ci ha creduto fin da subito. Certo. No? Certo. Però poi insomma uno ha anche una vita, un compagno, una moglie, dei figli, eccetera. In famiglia, come questo genere di avventura, come è stato visto? Noi siamo stati supportati in pieno. Mio padre, ad esempio, è uno di quelli che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto, pessimista, sempre molto distruttivo davanti a queste iniziative. O comunque realista, se vogliamo metterla un po' meno, diciamo, in maniera forte. E ha capito che c'era qualcosa invece di buono sotto. Io mi ricordo quel giorno che Giorgio venne in azienda a chiedergli di piazzare un acquario dietro i sedili. E lui gli rispose, Giorgio, oggi non è giornata. Per essere, te l'ho detto a Stanè, poteva dirgli, oggi non è giornata. E poi l'acquario l'ha messo. Dopo quanto tempo? No, poi ha capito che non era giornata, è tornato poco dopo, qualche ora dopo, con i suoi quindi modi. Quindi gliel'ha richiesto? Sì, assolutamente. Comunque oggi l'acquario c'è, chiaramente sulla vettura di produzione sarà un monitor cristalli liquidi, perché non possiamo caricare, insomma, i pesci, che già lì ce ne siamo, insomma, in qualche modo fatti per una bella zuppa al top market con gli animalisti. Ma abbiamo messo in chiaro che era sicuramente un qualcosa a livello di concept e non reale, quindi certo, nella realtà sarà un cristallo di liquidi con i nostri pesciolini o anche altri ambienti, non per forza, proprio perché si vuole avere quello che rappresenta nella nostra abitazione il salotto piuttosto che il loft, certo, quindi un monitor. Però al top market siamo andati con l'acquario vero. E mi ricordo anche quando si andava da questo qui dei pesciolini. Saranno venuti a chiedervi come stanno i pesci, come li state tenendo. La sera prima mettere i pesciolini dentro l'acquario, perché la macchina abbiamo trasportata con l'acquario scarico, chiaramente. Quindi acqua e pesci. Tutte queste. Ma fa parte di tutto questo percorso che se ci penso e tornassi, cioè un'ora non basta, dovessi raccontare tutto. Che idea ti stai facendo, caro Paolo Oriente, di tutto questo bel racconto rapito, esatto, davvero rapito, al di là della bellezza delle vetture, non ho dubbi, sicuramente ti piace, però sai cos'è, indipendentemente dalla bellezza che è ovvia sotto gli occhi di tutti, sentire parlare lui, l'amore con cui tu parli del tuo lavoro, la cosa che di non smettere di sognare in qualcosa in cui credi, che secondo me è un bello sprono nel messaggio che lui ha dato adesso, è fantastico come messaggio, perché magari non hai le possibilità, però hai un sogno, hai un obiettivo, hai un qualcosa, guarda, davvero sono onorato, gratificato, grazie che mi hai invitato questa sera, perché per me stare vicino a lui, sentirlo parlare così è
è davvero un... Avete un amico comune che dovete salutare, non dimenticatevene, ve lo ricordo io. Salutiamo. Ciao Claudio. Ciao Claudio, Claudio, sì, è vero, ci aveva minacciato di toglierci l'amicizia se non lo salutavamo. Addirittura. Era un'occasione buona. Anche lui un amante... L'abbiamo persa sto giro, sto occasione. Sì, sì. E anche lui un amante di questo mondo. Sì, 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 anche lui è nel mondo delle supercar. Quindi. Però ti ripeto, supercar e ipercar sono proprio due cose. Lui è un pianeta, cioè, tutta un'altra cosa. Cioè, per quello che sono rapito, perché cioè, io, cioè, nella mia piccolezza di belle macchine che posso aver avuto, che posso anche solo avere sognato, non ho mai... toccato le vette che tocca lui, se non a qualche salone, quando ho avuto la fortuna di avvicinarmi a qualche loro produzione. Quindi è davvero una cosa pazzesca, per chi ama questo mondo, essere così vicino a chi crea dei sogni, mamma mia, vi ringrazio. Ma hai mai pensato tu di, insomma, sporcarti le mani con le auto? Ma a me piacerebbe. Oppure solamente ci salgo sopra, la no, vivo. Ma io in modo molto semplice, ogni mia macchina in qualche modo cerco di personalizzarla nel piccolo, quindi gli cambio, sai, i cerchi, magari le pellicole, gli faccio fare gli interni, gli cambio. Ecco, però lo fai fare. Sì, ecco, beh, io in prima persona. C'è mai stata la tua voglia, la tua passione di. Ma proprio di sporcarmi le mani no, mi no. Piace molto creare e dare un'identità, un qualcosa che non sia, cioè quando una macchina è mia mi piace l'idea che uno dica ok, questa è una macchina di Paolo, si vede non solo perché è firmata di fianco, perché c'è il suo cognome, ma perché ha questo interno che non l'ho mai visto. Io metterò i post-it per ricordarmi che devo comprare il latte e il pane. Lui invece... Però al suo cospetto non mi oso dire nulla, cioè sto... mi vergogno qualsiasi cosa. Ma no, Paolo, veramente è una cosa pazzesca sentirti. Poi, ma specialmente è bello sentirti parlare, come... come trasmetti cosa state costruendo, cosa stai facendo e quali sono. Perché ci crede, è questa la sì, parte bella, perché è un sogno che viene realizzato. Ma io penso passi. Anche che tanti fattori, no, si siano uniti per rendere poi possibile, no, l'avverarsi di questo sogno. Adesso poi arriverà la vittoria marciante, ma aver trovato un socio con il quale effettivamente condividere il progetto, una serie di sostenitori che vi hanno supportato, le famiglie, perché a volte non sempre tutto, no? Certo, combina certo. Così, è vero. Così bene, si incastra così bene, proprio come una costruzione Lego, no? Ogni tassello all'incastro giusto, trovi il... ecco. Quindi una serie di cose che... Assolutamente, tutto allora, perfetto. Allora, raccontaci, visto che siamo alla fine di questo 2018, sì. Quello che sarà il 2019, perché... Abbiamo capito che nel vostro, cioè lo dicono chiaramente i numeri che abbiamo letto prima rispetto alla presentazione del piano industriale, quindi c'è un progetto veramente sostanzioso. Ma andiamo per step. 2019. Qual è il focus? Il focus è finire la macchina bene, quindi se dovessi adesso chiedermi partecipate al prossimo salone dell'auto, ti dico non lo so. Perché non vogliamo avere nessun impegno e lavorare sereni per fare un prodotto che sia il best in class, top di gamma. L'appuntamento di Torino, che tra l'altro quest'anno è leggermente posticipato verso la fine di giugno e non l'inizio, che sarebbe il Salone di Torino, ci vedrebbe comunque davanti a una data che è una deadline, che non vogliamo. Se la macchina a fine maggio è pronta, ma sì, come la vogliamo dici, noi? O ci arriviamo con la vettura marciante, quindi presentiamo... Marciante, ma perfetta, perfetta come la vogliamo noi. Esatto, non... Senza nulla fuori posto. Esatto, ci arrivo, sì, con la fan, esatto. Semmai non ho ancora sistemato delle cose. Esatto. Okay. E allora a quel punto saremo i primi a chiamare Andrea Levi e dirgli Andrea, c'hai un posticino per noi perché veniamo. O al limite fare solo la parata... Visto che adesso la macchina è marciante, possiamo fare la parata del, insomma, conclusiva dell'ultimo giorno. Tu partecipi tra l'altro, no? Poi ci facciamo raccontare quello che come vive lui il salone dell'Autoparco Valentino. Però se la domanda è avete qualche appuntamento, no. Probabilmente, ma lo stiamo valutando in queste ore, si pensava a Villa d'Est. Ah. Sì, Villa d'Est, concorso di eleganza. Però non vogliamo firmare contratti, vogliamo finire la macchina bene,
è il nostro must. Non vogliamo avere questa spada di Damocle. No. Quindi i primi mesi del 2019 saranno ovviamente dedicati a questa realizzazione. Chiamateci ovviamente appena sarà. Assolutamente. Ma tanto potete venire anche Work in Progress TV, cioè, a visitarci, perché noi. Prendere il caffettino? Il caffettino, se vuoi una tisana, noi abbiamo anche i biscottini. Anche biscottini e tisane. Ti coccoliamo. Bene, allora dobbiamo organizzare. Guarda, visto che non sono nemmeno distantissimi, peraltro, come dire, da zone di casa, di famiglia. Invece tu, perché tu partecipi ogni anno, in qualche modo, no? Sì. Al Salone dell'Auto. Sì, Che modo? Insomma, un evento fatto a Torino. Non è un imbarazzo, Paolo. Tu era contentissimo con questa amicizia che era nata sui social. Sì, vabbè, innanzitutto. Ieri era veramente felice. No, ma perché ti trovi di fronte davvero a qualcosa di molto grande, quello è per quello. Quindi non è un imbarazzo, è un rispetto, una riverenza nei confronti di qualcuno che fa una cosa che secondo me è immensa. Quindi riuscire a sognare, a realizzare i propri sogni come hanno fatto loro, e poi è bello sto racconto e sentire dire che non è che hanno messo assieme i 50 più ricchi al mondo e hanno deciso di costruire la macchina più bella al mondo, ma sono persone, artigiani, carrozzieri che credono in un sogno e lo portano avanti, quindi quello è fantastico. Tornando al Valentino, ovviamente per chi ama le macchine, il Valentino è una cosa molto, molto bella. Poi il contesto in cui è fatto, in questo parco, diciamo che Andrea ha avuto... Questa formula all'aperto è bellissimo, è molto piaciuta. Indipendentemente dal fatto che non so come può farlo a Torino e riuscire a farlo così bene, che sia una cosa gratuita per il pubblico, quindi sai, ha un afflusso pazzesco di persone, c'è un'affluenza incredibile ogni... Parliamo di una città stupenda. No, che però a volte Torino è un po' chiusa su alcune cose. Torino è fantastica, io amo la mia città e non la cambierei con nessun'altra città al mondo, però credo che per chi organizza eventi del genere forse sia una piazza un po' difficile, solo però stiamo cambiando anche noi, dai, un pochino. Se uno continua a dire se è chiusa, siamo la capitale dell'automobile, quindi non dimentichiamolo, che se ne dica, siamo quelli. Però in quel contesto lì è bellissimo e quindi ogni anno per me è davvero un piacere partecipare. Sì, ho fatto la parata, ho già fatto un paio di volte il Gran Premio. Sì, è molto bello, ma se tu lo ami come ogni raduno, come ogni cosa, quando tu sei con la tua macchina e vivi quel momento in cui hai tanti amici che vivono la tua stessa passione, è sempre una grande emozione. Sì, ma è una passione farlo che nella sia, tua città. Che sia anche da piccoli, quando si è bambini con le macchinine, tu avevi questo gioco di cambiare la macchinina spesso anche da piccoli. Sono pieno di modellini a casa. Ma che lui li aveva proprio grandi, no? lui li aveva già grandi. lui aveva la macchina a pedali, la pedala Neng, perché se l'era fatta elettrica. Però sì, ho sempre comprato macchinine con le Porsche, poi ho sempre avuto quello da grande. Però quello... io mi sono limitato alle macchinine, anche le macchine belle una alla volta, quindi devo vendere una per prendere un'altra. Ma cosa facevi con gli amici? Ce lo manca, per esempio, no, me la dai, te la do, insomma. No, ero anche molto geloso dei modellini e lo sono tuttora, quindi sono, cioè nei miei modellini a volte vengono a trovarmi in ufficio, avevo un angolo in cui ho messo tutto esposti i miei modelli, e a volte vengono a trovarmi degli amici con i bambini, no? Che il bambino la prima cosa che le viene è di andare vicino a toccare i modellini, cioè, e tu allontanati da lì. Ma certo, finché sono arrivato a chiuderli in modo tale non ti avvicinare. No, perché per me non sono giocattoli e sono comunque segni di un passato, di un vissuto. Mi rimasta così. Mi sarebbe piaciuto farlo con quelle 1-1, però mi limito gli 1-18 e 1-36 come scala, quindi va bene. Un po' come ma si c'è può stato fare. un momento del vostro percorso anche di amicizia lavorativo dove a un certo punto avete detto ma forse non ce la facciamo, forse lasciamo stare che è meglio. Più di una volta. Sì. Lo scoramento è arrivato qualche volta. E cosa che vi ha portato poi a continuare? Diciamo che c'è l'up and down. E per fortuna quando uno è down l'altro è up, e allora tira sull'altro. E quindi è quello. Noi la forza è l'unione, come si dice, l'unione fa la forza, noi siamo molto uniti. Ma è bello sentire parlare così di amicizia, ecco, è bellissimo da parte... È un'amicizia sincera, e poi c'è l'aspetto imprenditoriale.
ma prima nasce tutto da delle fondamenta importanti. Però che è nata da adulti questa amicizia? È nata da adulti, ma probabilmente sono quelle amicizie destinate a nascere, nascoste in un angolo, che poi un giorno sbocciano. Quindi durerà in eterno al di là del progetto. Ecco, no, però mi piace, insomma, c'è questa positività nel sentirti parlare, sì, sì, che secondo me questo è il successo, il durerà in eterno, ce la faremo, sì, l'obiettivo, sì, insomma. Io non posso scoprirmi, ma ho tatuato il FV Frangivento sul mio corpo. Ho proprio un tatuaggio, proprio perché volevo farlo e l'ho fatto. Dove? Ce l'ho. Guarda, come stavo guardando. Vuoi 100, sapere? 100, adesso glielo chiede, adesso lo fa, oddio, adesso lo fa, la fa. Quando verrai in ufficio te lo farò vedere. No, ma dai, penso. No, ce l'ho sul piede. Ah, ok, ok. Però diventa un po' scomodo adesso. No, eh? però è bello. Sì, insomma, sì. È bello. Ed è stato anche quello un atto di fiducia, perché tatuarsi un qualcosa, insomma. Certo. Perché è un amore per sempre, al di là ma di... Ma e Giorgio invece è pirolo, anche lui si è... No, tatuato. Lui si disegna, infatti l'ha fatto anche quando è venuto qui da voi in trasmissione, sì, l'ultima volta, con la penna si disegna la frangivento sulla mano, in questo punto della mano. Ah. Sì, sì, è proprio un rito scaramantico, sì, ah, sì, sì. Lui prende la penna, disegna, in tre secondi, inizia, lui chiaramente ormai la sa fare a memoria, certo, e se la disegna qui, sul collo della mano. Qui sul... Ma non ha mai pensato di farsi un tatuaggio? Ma perché non domani... mi sembra... No, lui è un vero? Come si dice, attenzione a quelli apparentemente alle acque chete, no? Bravi, come dire. Sì, eh. Poi lui è bellunese, ama il prosecco, infatti allo stand nel 2016... Lo ricordo bene, perché bene io perché... ero vicino, proprio vicino a voi. Eri proprio attaccato. Perché sì, esatto. E cosa ricorda la Vercelli? No, ricordo che da loro c'erano sempre un sacco di belle ragazze innanzitutto, sì, che sì, c'era molto spettacolo, ecco, hanno fatto molto spettacolo, sì, e appunto sentivi pum pum le bottiglie. Che... Sì, sì, abbiamo fatto fuori, se non ricordo male, 70 bottiglie di Prosecco nella settimana del Salone, del nei 5 giorni. Sì, sì. E poi Levi si era raccomandato di non mettere musica e noi da bravi bambini abbiamo obbedito. Com'è? E così è arrivato Carlo Pirolo con tutto il DJ set. Esatto, e la sera i bambini lo ricordo perfettamente. Però mi spiace, non c'è una foto. Noi avevamo lo stand, ma ti ricordi? Sì, sì. Che era affollatissimo. Cioè, la gente però saliva. Qualche avevano, video c'è la avevano anche queste, sì, splendide, sì, sì, ragazze tutte, sì, sì, in lurex, sì, giusto? Sì, sì, una tutina, ecco, nera, quindi tutte ovviamente anche occhio. L'occhio vuole la sua parte, certo, si facevano notare. No, io come sai sono tutto, io come spettacolo. Sai sono, insomma, ho una compagna, quindi queste che cose le gestisce Giorgio Pirolo. Esatto. Che io conosco, tu sei anche. Però non siamo andati là a mettere papà il dito per riuscire a scoprire, sì, qualcosa, eh? Noi non eravamo pronti per indagare. No, ma lo so, no, che la domanda. No, ma io, assolutamente. Ma io ti seguo, guarda che conosco, so che arrivava bene la compagna di Paolo. Che salutiamo, che salutiamo. Ciao, quindi, e so. Vabbè, ma non c'entrava so, assolutamente no, nulla. No, c'entrava perché tu eri, ecco, già lì e dove non c'è il tatuaggio. Non l'avrei fatto. Non l'avrei fatto. Santa Polenta. Non l'avrei fatto, però è un piacere conoscere delle Insomma, in questa puntata, così, caro Paolo, ci, sì, siamo un po' fatti gli affari tuoi. Vabbè, cioè, ma io non se solo torno di, anche perché possiamo parlare di presentazione del progetto, del vettore, ma anche un po' proprio delle cose, sì, un po' private. Quello che sta, no, un po' dietro, comunque, come abbiamo già detto, quello che sta comunque dietro a un percorso di questo genere, perché poi... Sì, perché poi è quello che ci ha permesso di arrivare qui. Esatto. La verità è questa. C'è una storia... Quando poi vorrete vi racconteremo. Ah, noi ci siamo. La noi, nostra no, di noi ci siamo, noi esatto, ci siamo. No, insomma, ovviamente insomma, siamo quasi parte in chiusura di questa puntata. Veramente complimenti per grazie questo a che voi avete fatto. Ci spiace perché Giorgio non è in Piemonte, non è a Torino. No, in questo momento è fuori. È fuori, esatto, lavoro, ma sì, ci sarà occasione, sì, quando
ritornerà, potremo ritrovarci e averlo volentieri nostro, così sentiremo anche la sua versione. Sì, no? Sì, mi siedo lì sulle poltroncine e lo ascolto. Insieme facciamo il salutino. Facciamo prepariamo anche noi i biscottini e il tè e la tisana. No, però chiediamo a lui di portare il prosecco. Va bene. Scusa. Va bene, finirà no? Male, secondo me la puntata. Posso usare, certo, no? Certo, fallo in diretta. Lo faccio dire, caro Giorgio Pirolo, ti aspettiamo qui in Full Optional, Automobilisti in diretta, appena tornerai in Piemonte, appena tornerai a Torino, ti prego, porta un po' di prosecco e così anche a noi piace molto. Esatto. Quindi, caro Paolo Oriente, grazie per essere stato con noi. Da domani tutti i giorni bloccami su Facebook sennò, un messaggio, ciao sono io, come ciao, ti ricordi? Ti verrà, sì, iniziamo una zona di stalking sicuramente a trovare, no, veramente è diventato proprio un amico della nostra trasmissione e peraltro ci ha fatto anche conoscere tante belle realtà, ci ha portato anche in studio in emittente nell'area esterna tante belle vetture che hanno fatto portare. E allora non ti preoccupare, ci sono ancora tante se puntate. Mi prometti che non mi fai un'altra domanda, ti dico una cosa piccolina per il 2019. Vai. In parallelo a Frangivento c'è una cosa pazzesca che stiamo mettendo insieme. Dilla, nel mondo delle personalizzazioni, è un atelier. Non mi fate domande, vabbè, non posso dire però niente. Più avanti potrei dirci qualcosa. Volta ce lo la prossima volta vi racconto tutto e vi dico anche il nome del brand. Benissimo, perfetto. Dove? È in debito. Dove? Grazie. È in debito, è la promessa. La prossima volta vi prometto che vi dirò tutto. Allora, grazie a Paolo Oriente, grazie a Paolo grazie Mancini, a FPU. Ti piace sempre dire, lo dici apposta, meno il trattino. Meno, Frangivento. Mio socio ci tiene. Grazie alla nostra Clara Vercelli. Grazie a Vladimiro Tallini, ci vediamo la prossima settimana, esatto. Sempre qui Motori TV, canale 89, Full Optional, Automobilisti in diretta. Ciao, alla prossima. Si può fare.